Partiamo, mi è stato chiesto di fare un debunking di un certo Mohamed Konaré. Andiamo, lui è molto bravo ragazzi, è molto abile, ma se non capite il programma che c'è dietro a lui, purtroppo sembrerà tutto senza senso. Adesso spieghiamo cosa c'è dietro Konaré, che a parole sembra da un duro, no? Allora, vediamo questo per iniziare, no? Con questo breve video vorrei... Attenzione perché credo di non aver cambiato le impostazioni al volo, se no non sentite. Quindi dice che lui sta facendo un breve video per chi? Come lo sa tutta l'Africa? Attenzione, ci sono problemi con l'audio. A quanto pare, ricominciamo. Siamo da MePiù, okay? Che è stato un giornalista di BioBlu. Quindi ricominciamo perché avevo problemi con l'audio. Risentiamo. Con questo breve video vorrei rivolgermi al governo italiano, principalmente al primo ministro Giorgia Meloni. Come lo sa tutta l'Africa, oggi tu sei l'unica, dico bene, l'unica dei politici occidentali che può andare in Africa e non avere la collera del popolo africano addosso. E sai perché? Semplicemente per quello che qualche anno fa hai fatto. Io con questo ti sto dando una mano e spero che tu mi ascolterai. Ti auguro buona giornata, signora Meloni. D'altro. Quindi ragazzi, poi questo video vedremo dopo. Lui ha un rapporto molto intimo con questa Meloni, si mandano messaggi d'amore costantemente. Qui vediamo un altro messaggio d'amore da parte della Meloni a Conaré, che lo ringrazia. Mancano solo i cuoricini qua, insomma. E lui a sua volta lo ringrazia, eccetera, eccetera. Grazie, 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 ancora grazie, Conare. Quindi andiamo avanti e vediamo di capire cosa c'è dietro tutto questo, ragazzi. Intanto, mettendo il nome Mohamed Conare su Google, vedo subito ovviamente la Meloni che abbiamo già visto, e vedo che lui è esponente del movimento panafricanista. Cos'è il panafricanismo, ragazzi? Il panafricanismo è un movimento mondiale che mira a unificare. Dobbiamo infatti avere chiara questa mappa che ci aiuta a capire meglio il mondo. Il nuovo ordine mondiale, ragazzi, prima di unire tutto il mondo, deve prima fare delle prime delle unioni dell'Africa. Unione dell'America, Unione Europea, Unione Asiatica. E qui vediamo a che punto stanno con queste unioni. Questa qui è a un buon punto. Quasi finito, dice lo stato dell'unione di questi stati qua. L'Unione Europea è attiva, l'Unione Asiatica ancora non è finita e l'Unione Africana è quasi fatta. Ok? Anche se alle pecore non sembra, ma i pupazzi in tutte queste nazioni qua sono i loro pupazzi, a parte che i pupazzi loro sono ovunque, però la fase è molto più avanzata. Quindi ritorniamo quindi al panafricanismo, che lui è un leader, questo Konaré. Ok? Questo è il Pan come il dio Pan, no? Infatti c'era un massone, mi ricordo che ho visto un video, no? Quando stavo debunkando un altro, che diceva: ma perché l'abbiamo chiamato Pandemia, no? Pan è un dio così buono, così bello, così simpatico, diceva, no? Perché associarlo a una pandemia? Devo stare attento anche a come parlo qui, ragazzi. Quindi, qui vediamo lui. Che sta combattendo con un microfono e sta aizzando le pecore da bio blu, però da bio marrone, scusate. E
la biomarrone che sappiamo, insomma, biomarrone è quello che va fatto credere che i 5 Stelle avrebbero salvato, e adesso vi propone altri eroi per farvi cadere in altre trappole. Questo nostro eroe, vedremo che crede nel nemico invisibile, infatti lo vediamo subito. Lui crede che c'è un nemico invisibile, ovviamente di chi è la colpa? È della Cina, ovviamente. Come hanno buttato l'Ebola una volta in Africa e diversi virus? Burus! Hanno buttato diversi burus! A me va benissimo, perché almeno non dice quella parola che se lo dico a questo canale me lo chiudo. È la stessa cosa che hanno fatto a livello globale. E io non so come fanno a spargere queste cose nell'aria, che cosa succede. Ma questa cosa di Wuhan, il laboratorio, tutte queste cose, io non presto nemmeno più attenzione a queste cose, perché un laboratorio di questo livello di sicurezza è impossibile. È impossibile che un virus viene fuori. Un virus! È diventato un virus! Ottimo! Lo sta facendo apposta, ragazzi, perché sa che se no mi chiudono il canale. Sapeva che se sarebbe stato sfoltito qui da Marcel, quindi ha parlato in codice, ragazzi. Almeno qualcuno l'abbia fatto di proposito. Guarda, mamma mia, il teatro con le pecore che fanno. Qui, ragazzi, vediamo in questa foto qua, nella sua villetta, immagino, da qualche parte, con i vostri soldi, le vostre donazioni. Ho visto un po' di simboli qua, che poi dopo analizzeremo. Qui vedo un teschio, qui vedo una stella di... cosiddetta stella di Davide, cioè i due triangoli, anche se non è molto chiaro. E qui vedo un simbolo con la croce, con quella specie di loop qua in alto, no? Quella specie di croce strano che, se non sbaglio, era pure Prince sta roba, ma mi potrei sbagliare. Quindi chiudiamo questo e dopo vedremo questi simboli, ragazzi, che sono significativi. Tanto andiamo avanti. Lui anche ci dice che dobbiamo continuare ad andare avanti. Allora, io penso che stiamo assistendo a una lotta gigantesca tra due poteri, due visioni, dice. Quindi non... ovviamente questo è un classico, che loro dividono le pecore, dicono che c'è un lato atlantista, un altro, cioè... dicono cose, cioè noi siamo ratti, ragazzi, in una prigione, e loro fanno finta che ci sono i russi, ci sono gli americani, ci sono queste diciamo fazioni del nuovo ordine mondiale che sono in lotta fra loro sempre, no? Quindi una lotta gigantesca tra due poteri, due visioni di come arrivare a quello che chiamiamo il nuovo ordine mondiale. Guardando la politica attuale americana, uno si rende conto che il clan clintoniano dell'attuale presidente, vediamolo, praticamente dice che il clan clintoniano contro il presidente attuale. Vediamo lo scontro feroce che si stanno facendo tra di loro, capito? Cioè, questo è un classico, di far credere alla pecora che tutto questo è perché le elite si stanno scontrando uno con l'altro e noi ce la faremo, perché loro si ammazzano uno con l'altro. È un altro modo di far sta buono alla pecora mentre loro ci sbranano. Loro non sono in disaccordo, ragazzi. È tutto come deve andare. Ma voi che ascoltate gente che da Bio Blu, siete morti purtroppo e non capite nemmeno i simboli che vi sbattono in faccia. E ricordiamo questo me più di Eugenio qualcosa, Eugenio Miccoli, ci vende il Malanga, ragazzi, al suo sito. Parlami di universo e alieni così che io possa capire, intervista Corrado Malanga. Per chi ha occhi per guardare, ragazzi. Ora, ragazzi, torniamo un attimo a questo panafricanismo, ok? Perché a me qua da qualche parte mi sono perso una schermata, ragazzi. Insomma, a un certo punto uno di questi padri del panafricanismo, cioè di questo unire tutti gli stati africani, è un certo Marcus Garvey. Ok, questo rettile qua, ragazzi, con bello giottello alla fascia vostra, con altri rettili in giacca e cravatta e con la bella croce nel cuore, ok?
Però questo è visto come un eroe. Addirittura il. Qui lo vediamo addirittura con altri altri. Vediamo delle stelle capovolte qua. Non a caso. Vediamo altri mostri, ragazzi. E dico mostri, ragazzi, non per il colore della loro pelle, ma vedo come si sono vestiti. Questi sono dei clown. Questi sono rettili, ragazzi. Gente che sta fottendo la pecora. Certo. Chi è che si vestirebbe così se non un clown, ragazzi? Ecco, lui è considerato il Black Moses, cioè il Mosè nero, perché sta cercando di, in realtà, di aizzare i neri in America, soprattutto perché devono dividere, no? Con i bianchi, e per creare quel conflitto che poi sarà utile a chi ci governa, no? Quindi lui è considerato il. E poi vedremo anche che questi sono i colori del panafricanismo, cioè dell'Unione Africana, e ci sono significativi anche questi colori qua, vedremo dopo. Qui lo vediamo lui mentre cuce e crea questa bandiera della Giamaica, eccetera, eccetera. Lui praticamente, ragazzi, il compito suo era quello di aizzare, di dire ai neri che voi siete sfruttati dal bianco, quando in America, minchia, stanno tutti bene uno con l'altro, tranquilli. Ma questi qua, ovviamente rettili, per dividere le pecore, ovviamente ha tirato fuori tutti questi leader neri per mettergli in testa, infatti c'è anche il Black Lives Matter, no? Tutti movimenti creati apposta per dividere, no? Per dire al nero, ah, guarda, tu sei un. Mettigli in testa questa mentalità da vittima, da sfruttato, tutti i tuoi problemi sono il bianco, no? Per dividerci, ovviamente, no? Garvey's followers, i seguitori di Garvey, cominciarono a evidenziare gli aspetti separatisti e di orgoglio di razza della filosofia di Garvey. Quindi questo ha cercato di aizzare, ovviamente. Questa è una statua di bronzo, insomma, fatto a lui in Etiopia, perché lui è il padre della panafricanism, cioè il panafricanismo. Qui vediamo un bel pentagramma, ok, sul monumento. E qui vediamo come ovviamente l'unire l'Africa è molto utile alle Nazioni Unite, al nuovo ordine mondiale, no? E qui vediamo che in Giamaica, dove lui è considerato un eroe nazionale proprio, insomma, per festeggiare il 20° anniversario dell'adozione delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, avevano istituito questo premio Marcus Garvey di 5.000 sterline, immagino, o non importa quanto, e proprio per farci capire, ragazzi, che già, quindi 20 anni dopo il 60, prima il 68, quindi stiamo parlando del 48, già Giamaica e tutto quanto erano nelle mani del nuovo ordine mondiale, ragazzi. E tutti questi eroi che loro pensano. Allora, vediamo intanto la signora Garvey. Negli anni 60 veniva onorata dai governi della Nigeria e del Ghana. Cioè, questi erano così rivoluzionari, ragazzi. Come mai i governi delle nazioni, che sono ovviamente in mano a Satana, la reverivano, la invitavano, questi, perché erano rettili pure loro, ragazzi. Ghana's New National Steamship Company of the Black Star Line. Star. E allora, questo ovviamente stampava questo tizio, questo rettile cicciottello nero, il fondatore del panafricanismo, stampava anche giornali dove era il bioblu di allora, ragazzi. Divulgeva menzogne alle pecore per dividerle, ok? Questo è quello che faceva. Eccolo qua, qui vediamo i rettili nei loro macchinoni così, che giravano, giacca e cravatta, eccetera, eccetera. Lui è il nostro eroe nazionale. E le pecore che si ammazzano per strada perché sono stati divisi da questi mostri. E lui è
ha creato anche l'associazione per il miglioramento dei neri universalmente. E tutte le pecore, perché loro ovviamente devono dare un nome bello alla divisione che creano, no? Come sempre, sono abili. Vediamo anche il motto di questa unia, questo Universal Negro International Association, Improvement Association. One God, un Dio, un obiettivo, un destino. Ok, un po' il motto del nuovo ordine mondiale, ragazzi. Un Dio quando avremo tutti un'unica religione. Per questo quando critico quelli che se la prendono con certi tipi di etnie o comunque religione, eccetera, non dovete farlo, ragazzi. Perché l'obiettivo loro è quello, infatti, di metterci tutti in un'unica religione, no? Poi un obiettivo, tutti come un comunismo, cioè tutti dobbiamo avere lo stesso obiettivo. Infatti ci hanno messo il mondo, cioè non è una roba che riguarda solo l'Africa questo. È un destino. Non so che dirvi di più, ragazzi. Qui vediamo che l'NBC ne parla di questo rettile. L'NBC, ragazzi. Qui vediamo sempre nei loro simboli del loro movimento, il panafricanismo, eccetera, eccetera. Ho visto questa croce qua, ho detto ma gliel'ho visto anche nella collana, nella catenina del tizio prima, no? Cosa significa questa roba? E andiamo a vedere che è un simbolo egizio e diciamo l'Egitto per le piramidi, eccetera, per il nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera, è un concetto proprio, il sistema piramidale, eccetera, eccetera, no? Però è un concetto egizio e praticamente c'è anche. E qui vediamo anche il teschio, ragazzi, che vedevamo nella sua. Attenzione, in questa immagine noi vediamo tre simboli che lui ha nella catenina: il teschio, la stella a 6 punte, che sarebbe in realtà due triangoli as above, so below, cioè come in alto, anche in basso, cioè uno punto in basso, uno verso l'alto. E poi c'è l'Ankh qua, questo qua. Quindi vediamo che nella sua catenina, nelle sue catenine, ragazzi, lui metteva questo simbolo abbastanza esoterico e massonico. Qui c'è il compasso, ragazzi. Quindi, se voi avete occhi, bene, se no, non è colpa mia. Questo Ankh rappresenta il lato femminile, il lato maschile, l'unione, ovviamente questo unire gli estremi, no? Che è molto, gli piace così tanto a questi che ci controllano, no? Questo è il Tao, no? I due estremi, eccetera, eccetera. La scacchiera anche, il bianco e il nero, e l'abilità di tenere in equilibrio gli estremi, eccetera, eccetera, oppure di unire gli estremi. Qui vediamo meglio questo simbolo. Che in questo caso è messo in questo logo che dice There is no religion higher than truth. Non c'è nessuna religione più alta della verità. Quale verità però? Perché questo è il logo della teosofia, ragazzi. Ok, loro siccome devono togliere tutte le religioni, no? Vediamo quale verità. Questa è la verità che hanno creato i mostri, ragazzi, la Blavatsky. È un esoterista, no? E da lei poi ci sono. Da lei hanno studiato anche Albert Pike, ragazzi. Studiò questa. E da loro si sono ispirati anche i nazisti, ragazzi. Vedete la svastica qua? Questo è un logo fatto molto, molto tempo. C'è l'Ora Bora, no? Il serpente che si rigenera, eccetera, eccetera, no? C'è il simbolo dell'Om che a voi piace così tanto. Voi mongoli, che vi piace tutta questa roba orientale, non capite che tutta questa roba orientale è originata da questa qua. Ma forse vi sfugge questa roba. Poi, la società teosofica, ok, che ha creato la Blavatsky, divenne la prima pubblicazione tedesca a portare la svastica sulla copertina. La fondatrice della società, Blavatsky, la fondatrice della società era Blavatsky. Sarebbero stati i seguaci di Blavatsky a introdurre ai popoli
della Germania e dell'Austria la dottrina occulta dell'Ariano, okay? Che erano speciali, eccetera, eccetera. Che ragazzi, tutte queste cose sono influenzate dall'altro. Le pecore purtroppo non si rendono conto che tifano per mostruosità, per ideologie create da questa gente qua. Qui invece questo qua è un transcript di una famosissima, che vi consiglio se ce la fate, siete ancora in tempo prima che censurano tutto. Vedetevi la serie che ha fatto Bill Cooper chiamata Mystery Babylon. E prendendo il transcript, se si cerca online si trova anche il transcript di tutta questa serie che ha fatto Bill Cooper. Io, mettendo la parola chiave teosofia, ho trovato questo pezzo qua dove fa vedere anche come tutta questa roba orientale in realtà è stata influenzata e creata dalla Blavatsky e da tutta questa gente, ma anche prima della Blavatsky, insomma, tutti questi mostri che controllano il mondo, ragazzi. E qui non so se era un'intervista o un qualcosa, perché questo è un transcript di una trasmissione di Bill Cooper. Diceva: sai, l'oligarchia ha un messia, il Lord Maitreya, che sarebbe praticamente l'anticristo, qualcuno lo chiamerebbe, nel senso che la nuova religione che creeranno dopo la morte di tutte le divisioni, le tante religioni che abbiamo oggi, no? E lui, così per scherzare, io lo chiamo, invece di Matreya, lo chiamo Betraya. Betraya è qualcuno che, diciamo, che ti che betray, come si dice, cazzo? Insomma, qualcuno che ti inganna, no? Che ti tradisce, ecco. Che è coinvolto nella società teosofica, coinvolto in tutte queste stronzate luciferine. Poi dice: se lì dove sono cresciuto, in un paese in America, nella valle di Ojai, troverai gli adoratori della Blavatsky e troverai il gruppo Krishnamurti proprio accanto nella montagna ragazzi, tutta questa gente, se voi prendete Krishnamurti, tutti sono tutta questa roba orientale, no? E citano Krishnamurti. Ma questa roba è stata creata dalla Blavatsky, ragazzi, non vi rendete conto però. Accanto alla montagna di Sion, e credo che cercheranno di presentare questo signor Maitreya come il Gesù, il Buddha, come il nuovo Maometto. Sarà tutto per tutte le persone, e loro lo faranno. Stiamo parlando di un governo globale, e dobbiamo unirci, dissolvere tutte le nostre differenze e in qualche modo entrare in un gruppo amalgamato, omogenizzato, no? Vediamo di nuovo questo panafricanismo, ragazzi. Nel 2004 è stato inaugurato il Parlamento panafricano, quindi baby steps to the new world order, no? Piccoli step, piccoli passi verso il nuovo ordine mondiale. Nel 2004 hanno fatto già il Parlamento panafricano, cioè africano, no? Poi le cui funzioni e funzionalità sono ispirate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ok, ragazzi, e il nostro eroe qua, Konaré, è un panafricanista. Entro il 2028 l'Assemblea dell'Unione Africana, l'Africa Unita, diciamo, questa roba qua, dovrebbe inoltre adottare una moneta unica, quindi sempre unificare, no? Gheddafi, all'epoca presidente dell'AU, ha riproposto la creazione degli Stati Uniti d'Africa, intesi come una vera e propria federazione, con un governo, una moneta unica e un esercito. Ok? Quanta gente c'è che dice: ah, Gheddafi è un eroe? In realtà nessuno è un eroe, ragazzi. Tutti lavorano verso l'obiettivo finale, che è unire sempre di più queste pecore, per così le controlli meglio. La struttura dell'AU riflette quella dell'Unione Europea, forse perché sono la mente della stessa persona, sia l'Unione Europea che l'Unione Africana. E infatti qui rivediamo la mappa che ho fatto vedere prima. E per quanto riguarda a cosa si è ispirato questo Marcus Garvey quando ha scelto questi colori, no? Lui dice che si è ispirato, quello rosso, per simpatia
al mondo dei rossi. I rossi sarebbero i comunisti, ragazzi. Il comunismo sarebbe il nuovo ordine mondiale, perché saremmo un tutt'uno, un comune, tutto in comune, no? L'individuo non conta più niente, deve pensare al bene del comune. Cioè, dobbiamo essere delle pecore che vanno tutte in un'unica direzione, pensano tutti uguali e siamo facili da governare. Qui vediamo che tanti leader passati dell'Africa, come Gheddafi, Nelson Mandela, quello con la croce, Nelson Mandela, la croce dei Templari, no? Eccetera, erano tutti di ispirazione socialista, cioè comunista, ragazzi. Eroi politici democratici. Democratici è un altro sinonimo. Allora, socialismo, democrazia, sono tutti e due sinonimi di comunismo, ragazzi. Infatti c'è il PD, no? Il PD sarebbero quelli di sinistra, no? I comunisti, ex comunisti, PD, Partito Democratico. Democrazia significa la regola, insomma, del chi ha il numero, no? Cioè, hanno creato un sistema dove l'ignorante, cioè le pecore, ammazzano quei pochi che hanno ancora cervello. Hanno creato un sistema che il senza cervello può dominare su quello che ha il cervello. E noi in realtà avremmo il cervello, ragazzi, ma non abbiamo i coglioni per liberarci da questi mongoloidi. E quindi subiamo questi clown qua. Ok, ragazzi, abbiamo visto il Burus. E vi saluto e vi do appuntamento al prossimo clown.